Notizie del TG1, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno individuato e catturato il latitante Antonio Boccia, un 39enne già noto alle forze dell'ordine, ritenuto il capo di una piazza di spaccio per lo smercio al dettaglio di cocaina nei quartieri spagnoli. L'uomo era ricercato all'inizio di novembre quando si era dato alla mafia per sfuggire a un provvedimento restrittivo emesso dalla magistratura. I militari dell'arma lo hanno localizzato a Somma Vesuviana, dove si era nascosto in una villetta con ingresso indipendente nella disponibilità del fratello che continua ad abitare a Napoli. Quando i carabinieri vi hanno fatto irruzione stamane all'alba, Boccia era già in piedi, due valigie pronte nell'armadio, sicuramente in attesa di partire per un nuovo nascondiglio. Non ha opposto resistenza né tentato la fuga. Indagini serrate da parte dei carabinieri di Castello di Cisterna, che si stanno occupando dell'ultimo agguato di camorra avvenuto ieri pomeriggio a Brusciana, provincia di Napoli. Due killer a bordo di una moto hanno sparato all'interno di una tabaccheria in piazza Guido De Ruggiero. Obiettivo del raid era Vincenzo Turboli, già noto alle forze dell'ordine, è considerato affiliato al clan Lega, colpito lievemente a una gamba. Nell'agguato è rimasto ferito anche un anziano, un innocente presente nella tabaccheria al momento della sparatoria. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Ormai da più di un anno, tra tese, sparatorie e bombe, la cittadina è invasa da violenza criminale. A fronteggiarsi sono i due clan rivali, quello di Tommaso Lega e quello di Luca Esposito. Finora ad avere la peggio è stato proprio il clan Lega. Un 42enne napoletano è stato accoltellato al torace mentre si trovava ieri sera a Napoli, piazza Garibaldi, intorno alle 22.30. L'uomo è stato assistito dai medici dell'ospedale San Giovanni Bosco per una ferita da punta e taglio nella parte sinistra del torso e le sue condizioni, come hanno accertato gli esiti degli esami diagnostici, non sono gravi. Il fendente non ha lesionato organi interni, ma ha provocato un'abbondante perdita di sangue nella vittima, che ha dichiarato di aver subito un tentativo di rapina mentre si trovava nei pressi del proprio camion. Il 42enne ha ricevuto 15 giorni di prognosi e in ospedale sono giunti i carabinieri che hanno verbalizzato l'accaduto e raccolto la testimonianza del lutto. Due scritte offensive contro il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, sono apparse stamane in piazza Municipio, nel centro della città. Una accanto al McDonald's e l'altra vicino a una farmacia. Sono in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine. I messaggi sono anonimi, non si esclude nessuna pista. E intanto De Magistris ha incontrato in mattinata il ragazzo di 17 anni, aggredito e accoltellato da una baby gang nella serata di lunedì in via Foria. L'incontro è avvenuto all'ospedale San Giovanni Bosco, dove il ragazzo è tutto ricoverato. Corteo di solidarietà tra le strade di Napoli per dire no alla violenza ed esprimere vicinanza al 17enne è stato promosso dal liceo Coco Campanella, la scuola frequentata dal ragazzo, insieme alle istituzioni cittadine. Il corteo è in programma per domani mattina. I finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Benevento, nell'ambito dei servizi di tutela per la sicurezza e la salute dei consumatori, hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale a San Giorgio del Sannio. L'ispezione ha permesso di accertare la presenza di un notevole quantitativo di prodotti, circa 45.000 articoli detenuti per la libera vendita in violazione al codice del consumo, nonché centinaia di articoli recanti il marchio CE contraffatto. La merce in argomento è stata sottoposta a sequestro e il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito alla locale autorità giudiziaria. Quest'anno il nome del botto principale del mercato proibito dei fuochi d'artificio si chiama Kim Coreano ed è dedicato al dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un. Una tradizione pluridecennale vede sempre dedicare il fuoco illegale più potente al personaggio, nel bene o nel male del momento. Fu così negli anni Ottanta con la famigerata bomba di Maradona, poi con quella di Careca e più avanti con il razzo di Bin Laden. Stavolta è toccato al dittatore coreano, peraltro già raffigurato tra i pastori del presepe a San Giorgio, a San Gregorio Armeno, proprio per un missile fra le mani. Ma a parte il lato sarcastico, prosegue senza sosta l'attività di Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia, volta al contrasto alla vendita di prodotti epidici non conformi alle vigenti prescrizioni di legge, oltre ad un'attenta azione di prevenzione messa in campo ormai da diversi anni, soprattutto nelle scuole, per sensibilizzare i giovani circa la pericolosità di tali ordigni. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG1. Adesso è finito.